Non si sente! Aspettate! Vero grande! E questo è altro! Nel buono! Avete assistito qualcuno la prima volta, forse qualcun altro per la seconda volta, qui al Comic-Con a la nuova edizione di Comedy, o Fiendize che ti si voglia. Perché per chi non lo sa, la nuova edizione di Comedy, per chi non lo sa, Santinaglia è lui, la nuova edizione della D-Visual in Fujini ha tre piste, pista giapponese e video originale. Una pista italiana con i nomi storici, ovvero sia Actalus, Venusia, Nizia e compagnia bella, e una pista ulteriore con i nomi originali giapponesi, anche se doppiata in italiano. Ovvero sia, al posto di Actalus abbiamo Daisuke, al posto di Nizia abbiamo Go, e così via, insomma. Insomma, i più puristi possono scegliere la pista che più gli piace. Ci abbiamo messo un bel po' a fare questa edizione per un sacco di motivazioni, a volte come si dice, tra virgolette, non dipendenti dalla nostra volontà. Perché ovviamente fare un prodotto di questo genere, una serie di 70 episodi, ricordo, dopo 30 anni, 34. Insomma, un po' di tempo richiede, anche perché non dovrei essere io a dirlo, ma se anche la qualità è soddisfacente. Dite sì? Sì! Mi piace. Vi ricordo tra l'altro che oltre al nuovo doppiaggio che si era fatto, tutta la collana di Indiegogo è stata rimasterizzata e ripulita, perché ve lo ricordo è un prodotto di più di 30 anni fa, addirittura la prima del 72, 75 se non mi sbaglio, 75, bravissimo. Hai una domanda da fare? No. Quando arriva Go? No, il doppiaggio storico la D-Visual ce l'ha. Adesso stiamo vedendo in che forma metterlo. Ormai no, sono usciti DVD e in questa collana il doppiaggio storico non c'è. Stiamo pensando di metterlo successivamente e anche comunque di chiedere il permesso ai giapponesi, che insomma dobbiamo domandare a loro se è soddisfacente per loro questa pista di 30 anni fa con tantissimi errori e che sono stati corretti in questa edizione, anche grazie all'adattamento fatto da Francesco Grippo, che oltre a curare l'adattamento del settore video, vi ricordo che fa anche la contribuzione dei manga, quella di Books in questo caso. Eccolo qua, Lupus Instabile, Francesco. Allora, va bene, ok. Sarà un altro piccolo cambiamento di programma, perché adesso presenteremo il primo episodio di Gig Robot che abbiamo finito di doppiare due giorni fa. E dopodiché ci sarà un po' di ottimi, poi proietteremo un secondo, poi con magari sarà qui. Scusami. Vabbè, sposto un attimo la roba. No, questi sono amici miei. Posso spostare? Ah, sì. Quindi ci sarà il raggio protonico, ci sarà il doppio maglio vetturante, però quando poi faremo le edizioni di QD, ci sarà anche la parte di spazio, quindi per la versione di quindi le armi saranno chiamate con il nome Nato Bomber, sul plus, no? Ciao. Ricordo che questa edizione nuova di Shin Gigi Robot è incontrata con il Giappone e quindi qui al Comic-Con anche prima si può dire mondiale con il Giappone. Quello che state vedendo addirittura TV è apparso circa due settimane fa. Sì, ho l'impressione per dirvi che è vero che uscite di volte, che stava un po' lo stipicidio di annunci, ritardi, però questo diciamo, non è dipeso, non è che noi siamo messi là, non è che stiamo a pettinare le bambole, ci sono stati dei problemi che sono dovuti al fatto con l'edizione congiunta, però vedete che per esempio questa edizione di Gigi è stata fatta in tempi io direi record, perché i materiali li abbiamo ricevuti lunedì, abbiamo doppiato martedì, per giovedì era festa, abbiamo doppiato giovedì, venerdì l'abbiamo sincronizzato e mixato e venerdì pomeriggio chi era più al Comic Con ha già potuto vedere i primi due episodi. E adesso io vi lascio il primo episodio di G, spero che vi piacerà quanto è piaciuto a noi e niente, sicuro che sparerà.